Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Leggende Pokémon Arceus. Dunque, nello scorso episodio abbiamo fatto la conoscenza di Etelo e abbiamo completato la nostra prima missione, ovvero quella di catturare 3 Pokémon selvatici. E ora dobbiamo andare all'ufficio del direttore, che non è questo qui. Ah, ma è sopra in realtà. Ah, ok. Quindi, vabbè, ma perché un mobile qui sotto? Ci sbattiamo la testa. Quindi, proprio secondo piano proprio. Oi! Aiuto! Ti aspettavo con ansia. Il mio nome è Sorwan, sono il direttore del Team Galassia. Quindi tu sei Link. Signor sì. Mi hanno informato sul tuo conto. Mi dicono che sei precipitato dallo squarcio spazio-temporale. Ora, vediamo quanto vali! Affrontami! Hai la scorza dura. Devi migliorare nel sumo. Ma si vede che hai ottime potenzialità. Non mi aspettavo certo questo incontro. Molti ti guarderanno con sospetto perché sei precipitato dal cielo. I più superstiziosi potranno persino pensare che porti con te delle sciagure. Tuttavia, hai superato l'esame. Perciò, per quanto bizzarro tu sia, sei benvenuto qui al villaggio. Dedica tutto te stesso al Team Galassia e al completamento del Pokédex. Ma ricorda, Link, i Pokémon sono creature terrificanti. Sii sempre prudente. Oh! Ce l'abbiamo fatta! Quindi ora prendo una stellina? O era... questo era giusto l'incipit? Ecco, quell'Abra dallo scorso episodio già ha diminuito il framerate. Mi dispiace. Pare che tu abbia impressionato il direttore. Sei ufficialmente dei nostri. Ora sei un membro del Team Galassia di rango 0 stelle. Non suona molto bene. Man mano che ti renderai utile alla squadra di ricerca, avanzerai di rango. Più farai progressi con il completamento del Pokédex, più aumenterai il tuo rango membro. In altre parole, la strada verso il completamento del Pokédex ti condurrà alla meta suprema, e cioè incontrare tutti i Pokémon della regione. Avrai bisogno anche di questa. È una ricetta per creare strumenti. Ah, Pokéball, quindi mano a mano riceviamo anche più ricette, che sono quelle a peselli che stanno ad asciugare. Eccoti 3000 Pokédollari, ti faranno comodo per comprare materiali. Luce, tu sei esperta nella fabbricazione di strumenti. Ti assegno il compito di insegnare a Link tutto ciò che sa in materia. Sarà fatto, caposquadra Selina. Dunque, in qualità di esperto nel campo del fare a te, ti spiegherò tutto ciò che devi sapere. I membri del Team Galassia fabbricano a mano gli strumenti di cui hanno bisogno per la ricerca. Alcuni sono anche acquistabili, ad esempio all'Emporio, ma sarebbe opportuno cercare di essere autosufficienti. Possiamo anche fabbricare le Pokéball, che sono poi gli strumenti che usiamo più di frequente. Pratico, non trovi? Avanti, andiamo alla bottega. Ah, un'altra missione. Vabbè, ma così è troppo facile. Andiamo a questa bottega allora, che dovrebbe essere qua davanti, se non sbaglio. O a fianco, comunque. Ragazzo, mi presento, il mio nome è Sharon, mi occupo della sartoria. Volevo farti i miei complimenti per la tua promozione. Vengo a consegnarti gli abiti che il professore ha ordinato per te. Scusatemi da questo vibe con quella R moscia. Giacca da viaggio e un paio di calzoni. Ah! Il villaggio è ricco di negozi che potrebbero interessarti. Ti consiglio di darci un'occhiata. Lei parla come Bigodina di Animal Crossing, con la V al posto della R. Mi sa che è proprio una cosa tipica giapponese. Perché non è la prima volta che si incontra un personaggio di una... che è una, insomma, un salone di bellezza, una sartoria che parla con la R moscia, dai. Ehi, Link, la bottega è da questa parte. Ok. Oh, sono pronto.
Se desideri creare degli strumenti mentre sei al villaggio, il banco per rifare a te della bottega è ciò che fa a caso tuo. Oh, che bellino. Per questa volta ti darò un po' dei miei materiali per festeggiare il superamento dell'esame. I soldi che ti ha dato la caposquadra invece potresti usarli per comprarti qualche abito. Puoi selezionare lo strumento da creare a banco per rifare a te. Prova a fabbricare una Pokéball. Va bene. Ok. Ah, proprio mi fa vedere quello che posso fare. Ok. Un massimo di 20 e creiamone 20. Un po' troppe forse. Però vabbè, solo a quello servono quei materiali. O almeno questo è quello che so io. Da quello che abbiamo visto. Wonderful! Una Pokéball perfetta! Per essere la tua prima creazione te la sei cavata benissimo. Come ti ho probabilmente accennato, i Pokémon hanno l'affascinante capacità di rimpicciolirsi e la Pokéball è appositamente pensata per trarre vantaggio da questa loro caratteristica. Inoltre, per registrare tutti i Pokémon che catturerai, ti servirà un Pokédex, quindi eccolo! Libricino che raccoglie gli esiti sulle ricerche dei Pokémon. Ogni volta che vengono avvistati i nuovi Pokémon, il professor Laven aggiunge nuove pagine. Ah, quindi sì, anche solo vedendoli, certamente. Ah, e per raggiungere il prossimo rango ci vogliono dei punti. Incarichi su cui fare rapporto 11. Registrate 7, catturati 4. Ah, Togepi e gli altri due starter, sì. Posso catturarli in effetti, sì. Essendo questo un gioco a single player, probabilmente ci saranno metodi evolutivi diversi e potrò catturare tutti i Pokémon per conto mio. Bello, mi piace. L'ho preparato apposta per te. Spero che ti sarà utile del tuo grande obiettivo di incontrare tutti i Pokémon. Per completare il Pokédex dovrai anche portare a termine gli incarichi Pokédex. E da buon membro della squadra di ricerca, anche io non mi risparmierò. Link, ora ti spiegherò i particolari degli incarichi Pokédex, ma per farlo dovremo spostarci alla base della landa. Ok. Mi sta bene. Senti, non per origliare, ma ho sentito che state andando alla base della landa. Visto che ci sei, magari potresti occuparti di una mia richiesta. Io sono un vigilante e non posso allontanarmi dal posto di guardia. Allora ti aspetto qui davanti alla sede del Team Galassia, intesi? Suguru, tu conosci un Pokémon chiamato Wurmple? Sì. È molto interessante quel che dice Professor Laven. A quanto pare, se i Pokémon accumulano esperienza lottando, possono cambiare aspetto e diventare più forti. Questo fenomeno è chiamato evoluzione. Eh già, è vero. Ah, devo decidere io se farlo evolvere? Fantastico. Vorrei tanto avere un Wurmple e farlo crescere finché non si evolve. Tu fai parte della squadra di ricerca, no? Se per caso riuscissi a catturarne uno, ti dispiacerebbe darlo a me. Conto su di te per avere un Wurmple. Ho preparato anche una bella ricompensa. Va bene, ci sto. Ok. Consegna Pokémon a Suguru, sì. Ah, ma anche loro hanno richieste. Ok. Aspetta, lei potrei già soddisfarla, vero? Lei mi sa che vuole vedere uno Starly. Ok, stiamo completando il Pokédex. Starly, sì. Ok, Starly ti dà un senso di serenità. Mi guardo bene a toccarlo, ovviamente. Se completi la pagina del Pokédex di Starly, vieni a mostrarmela. Ah, devo completare la pagina proprio. Ok, Hibari. Salve, Shelbon. Mi è stato mai capitato un pacco speciale a tuo nome. Grazie. Giacca moderna, pantaloni moderni e scarpe moderne. Se ti vorrebbero articolino, ti momento poleggiati. Abine cura. Posso entrare? No, peccato. Va bene, magari poi do una controllata a questi abiti. Ah, questo qui è anche nel trailer, compare. Vuole vedere uno Shinx, come sono fatte le orecchie. Niente da fare, non me lo ricordo. E adesso come faccio a togliermi la curiosità? Tu fai parte della squadra di ricerca, no? Se riesci a catturare uno Shinx, mostramelo. Voglio vedere quei segni con i miei occhi.
Non riesco a ricordarmi come sono fatti i segni sugli orecchi di Shinx. Ti prego, mostrami uno di quei Pokémon. Va bene, ce l'ho già. Eccolo qui. Seleziona. Dunque, diamo un'occhiata a questi orecchioni tondi. Delle croci gialle. Ecco come erano fatti i segni sugli orecchi. Delle stelle, in pratica. Finalmente sono riuscito a togliermi la curiosità. Era come un tarlo che mi rodeva. È tutto merito tuo. Grazie. E questo qui è fatta. Mi ha dato delle pozioni. Ok. Ah, questa è la fattoria, invece. Sì, dovrò venirci quando sarà tempo. Ah, questa è porta strumenti? Ok. Sabbia impegno? Aumenta il livello di impegno di un Pokémon? Cosa? Una pozione che restituisce 60 PS a un Pokémon? Wow. Beh, in effetti abbiamo visto che i Pokémon hanno molta più salute del normale. Andiamo qui. Dai. Ah, la schermata di caricamento. Prima non c'era. Bella. Ora veniamo a noi. Per completare il Pokédex dovrai portare a termine determinati incarichi. Consultando il Pokédex puoi verificare i tuoi prossimi incarichi. Dovrai catturare Pokémon, affrontarli in una lotta e altro ancora. Portando a termine gli incarichi ottieni dei punti analisi. Link, devo darti un consiglio di vitale importanza. Se stai per subire l'attacco di un Pokémon selvatico, assicurati di schivare. Ok. Osserva bene i miei movimenti e prova a copiarli. Olè! Guardala là. Lei è veterana di Dark Souls. L'agile acrobazia che ho appena eseguito con estrema grazia è la cosiddetta schivata. Con una schivata tempestiva potrai evitare le mosse dei Pokémon. Sono estremamente potenti e attacchi ripetuti possono farti perdere i sensi. Parlo per esperienza personale. Shinx mi ha travolto in pieno con il suo tono shock. Grazie a Cedo la squadra di vigilanza è venuta a soccorrermi. Ma non temere, ti insegnerò io ciò di cui hai bisogno. È il mio dovere in quanto tuo mentore. Ah, e se ne va. Vediamo un po'. Yeah! Ma ci muoviamo più veloce così, mi sa. Mi sa di sì, Ci muoviamo più veloce. Ecco un precetto della squadra di ricerca per te. Mentre fissi un Pokémon, tenendo premuto il pulsante ZL, premi il pulsante giù e aprirai il Pokédex. Così potrai controllare subito gli incarichi. Ecco, fai una prova ora. Vedi un po'. Giusto. Non basta catturare uno solo, ma due, quattro, forse anche di più. Ciao! Tieni a mente gli insegnamenti della caposquadra Selina nel caso dovrebbe lottare. Premendo X potrai scegliere se lanciare una Pokéball che contiene un Pokémon. O se lanciare invece uno strumento. Perché non provi subito? Nel frattempo io ti precedo. Ok, allora, vediamo un po'. Ok. Dunque, Bidoof. Ah, devo catturare fino a 25 esemplari? Però, quelle che hanno la priorità sono quelle segnate con su. Ok. E devo catturarne anche alcuni? Ok, devo combatterli alcuni, vero? Bidoof è allerta, ok. Braciere. Boia che botta. Ah. Ma non è giusto così. Ah, è allerta questo. Vediamo un po' se questo vuole combattere. Questo aveva una freccia gialla, quindi dovrebbe essere incline al combattimento. Ma che cavolo!
Ma fuggono tutti, fuggono. Hanno paura di me. Non è giusto. Ah, qui abbiamo degli starli. Attenzione, ora! Bene. Allora. Sempre un turno solo. Ok. Buono, dai, ok. Pokéball, vai! Bene. Preso. Ok, questo è fatto. Va bene. Quattro volte che l'hai visto usare braciere. Ok. Cavolo, quante missioni ci sono. No, cosa? Ah, non ce l'ho. Vabbè, sono sbagliato. Ok, questo ha raccolto le bacche. E ora devo andare un attimino a parlare con Luce. Però se potessi provare a catturare un Bidoof, magari. Tornando qua sopra. Allora andiamo avanti, va. Ma qua è pieno di starli. Però mi ha lasciato un po' più di libertà di movimento, eh. Molto bella questa cosa. Ti ripeti il precetto della squadra di ricerca? Sì, lo so. Lo so, cara, lo so. Dice di catturarne uno senza farsi notare. Come già imparato durante l'esame, il trucco sta nel nascondersi nell'erba alta. Ti invito a provare. Ma l'ho fatto anche poco fa. Bene, allora ti aspetto più avanti. Tu prova a completare qualche incarico. Allora, diamo un'occhiata al Pokédex, no? Allora, vediamo un po' questo Starly. Ok. Devo catturare, beh, gli esemplari catturati penso non abbia molto senso alla fine, perché l'importante è completare solo certe missioni, quindi esemplari sconfitti 0, variazioni di forma e aspetto accertate 2, sì, ok, proviamo a prenderne un altro paio allora. Ah, là c'è Shinx, no? E qua pure. Aspetta che salgo qui. Oh, che fatica! Che fatica! Ah. Sono il re del mondo! Woo! Madonna! Oh, si è fatto male! Ok, è passata, è passata. Cambia bersaglio. Ok. E quello Shinx è pazzo. Ok. Catturiamo anche lo Shinx. Perfetto. Insomma, ne ho presi un bel po', eh. Dov'è Luce? Ok. Dov'è Luce? La sono persa. Salve. Hello. La zona oltre il ponte è pullula di Pokémon molto pericolosi. Ah, devo arrivare al rango monostella, ok. Vabbè, magari non in mezzo all'acqua, eh.
E quindi ora? Un po' di punti esperienza, giusto? Va bene. Ci sta. Ah, eccola la luce. Ah, c'è un weasel. Ciottolo. Aia, non devo cambiare Pokémon. Sì. Meglio cambiare Pokémon. Ok. Aia. Ok. Attacca con attacco rapido. Ci provo? Proviamoci, dai. Ah. Ah, si guarda attorno, bene. Attacchiamo. Shinx potrebbe rimanerci, però almeno... Si guarda attorno, ok. Pokéball. Vai. No, no, attacco rapido ho fatto. Ho sbagliato con la... vabbè, abituato agli altri giochi. No, Shinx! Vai, Bidoof, vendica il tuo amico! Ok. Dai che è preso. Yeah! Ok, Weasel è nuovo. Ciao Luce. In questa zona dovresti trovare un Pokémon chiamato Weasel. Ma l'ho già catturato. È un Pokémon aggressivo, al pari di Shinx. Ti attaccherà con le sue mosse, per cui sii cauto. Se vorrai catturarlo dovrai affrontarlo. Inoltre, per completare uno degli incarichi Pokédex di Weasel bisogna osservarlo mentre usa una mossa specifica. Come puoi vedere, ci sono incarichi che possono essere completati solamente lottando. Raggiungimi quando avrai portato a termine qualche incarico di Weasel. Allora ci devo combattere per forza. Ok, vediamo un po' se usa pistolacqua, credo che debba usare, vero? Rotolamento, wow! Ok, si è fissato. Attacco rapido, no. Non è questa la mossa. Ma scusami, se si è fissato posso anche cambiarla però? Strano. Niente, non mi attacca. Va così, va. E vabbè. Dunque, un Weasel l'ho preso, però... boh, non lo so. Ok, qui ho preso anche un po' di bacche. Ah, luce. Vedo che stai davvero dando il massimo. Ti sei meritato un kit, fai da te. Ah, bene. Che cosa è? Per delle bacche? Per creare... Ok. Per creare direttamente le Pokéball in giro. Ah, la ricetta per creare pozioni, grazie. Una bacca arancia e un porro officinale. Hanno raccolto un po'. Grazie a Kit Ferrate potrai creare strumenti ovunque ti trovi usando i materiali conservati nel borsello. Dunque, finché avrai con te delle bacche ghicocca e dei ciottoli, potrai creare Pokéball ogni volta che ti serviranno. Combinando una bacca arancia e un porro, invece, puoi creare una pozione. Usala per rimettere in sesto i tuoi Pokémon. Invece di andare alla base, come te la stai cavando con gli incarichi? Sulla copertina del Pokédex puoi controllare quanti sono quelli su cui puoi fare rapporto, lo sapevi? Ok, sì. Ah, quelli che stanno lì, ok. Vuol dire che li ho completati, va bene.
Una volta terminati abbastanza incarichi, ricordi di andare a parlare al professor Laven. Fai rapporto sugli incarichi Pokédex, portati a termine, e potrai ottenere punti analisi per avanzare di rango. Ok. Mossa padroneggiata? Ah, quindi quando padroneggiano una mossa posso usarla per fare attacco potente o agile. Sta dormendo. Che carino. Ah, poverino, mentre dormiva. Qua c'è un Eevee. Cattura critica? Sì! Preso un Eevee. Bene. Alla grande. Ah, senza farti notare addirittura. C'è Ponita! Ponita. Bene, combattiamo. Livello 6, cavoli. Ok, braciere. Wow, è forte però. Quanto gli faccio? Ok, allora posso andare con potente. Vai. Insomma. Vabbè, proviamo a catturarlo. Fatto. Buono. Insomma, io penso di aver fatto abbastanza incarichi, no? Tecniche potenti viste. Ah, quindi saranno sicuramente anche tecniche agili. Allora, direi che con l'Archeos Phone possiamo tornare alla base, no? Ok. Certo che la landa ossidiana è grande però, ragazzi, eh. Ci picchia. Ce n'è da fare di roba. Cavoli, sto gioco praticamente ti fa perdere la cognizione del tempo e dello spazio nel cui ti muovi, è bellissimo. Or dunque, adesso ti parlerò dei rapporti sulla ricerca. Per farla breve, sono ciò che ti permette di ottenere delle ricompense. Guadagnerai denaro in base al livello e al numero di Pokémon catturati. Se catturi un Pokémon per la prima volta, potrai ottenere ancora più denaro. Dunque, controlla. Pokémon catturati 17, rapporto su 10 più Pokémon completato, specie catturate 7, Pokémon catturati per la prima volta 7, Pokémon catturati con un colpo alle spalle 4. Ok, 2000 rotte monete, buono. Monete, soldi, quello che è. Interessante, notevolmente interessante. Permettimi di aggiornare Pokédex con i nuovi dati. Ah, va bene, ho capito. Ah, sindaco il completata? Ma non è vero. Non l'ho mai visto usare ruotafuoco. Tecniche rapide. Ah, però magari posso sempre completarle, sicuramente. Però magari... Ok, ho capito. Perché dice che quando raggiungi il livello 10, insomma, puoi... hai completato la pagina, ma non ho visto tutto. Forse potevo anche fare di più. Excellent, Link, il tuo impegno negli incarichi Pokédex merita un riconoscimento. Credo proprio che sia giunto per te il momento di avanzare di rango. Torna al villaggio Jubilo per far rapporto alla caposquadra Selina. Sono certo che ti promuoverà. Non so se taglierò qualcosa di questo episodio. Sicuramente sì, quando tossisco, quando mi schiarisco la voce, perché mi sto ancora riprendendo dalla febbre che ho avuto qualche settimana fa. Però, insomma, non è piacevole. Allora, devo completare la pagina di Starly, giusto? Niente, allora, andiamo a fare rapporto. Ah, tu, ho il tuo Wurmple. Prendine uno. Sì. E quanto è grosso, mamma mia. Ti abbraccia, fa senso.
Allora diamo subito un nome a questo piccolo wormhole. Un giorno diventerà uno splendido beautyfly. Io ci vuole un nome appropriato. Ah, quindi lui dalla natura può vedere cosa diventa già. Come lo chiamo? Beautino, Beautilio, Beautyberto? Qual è che ti suona meglio? Beautino. Allora lo chiameremo Beautino. Vedrai, mi prenderò cura di Beautino e lo farò diventare un magnifico beautyfly. Se si evolve in Dustox rido tantissimo. Miele luccicante. Ah. Ciao Pample, come va? Ah, già non ti ricordi più di me? Ho capito, ho capito. Bello amico che sei. Ho fatto bene a darti via. Va bene. Selina! Ho fatto tutto quello che mi hai chiesto. Fammi controllare il tuo Pokédex. No, quella è la voce di Sorman. E allora? Hai fatto notevoli progressi. Meriti un aumento di rango. Sei ufficialmente promosso al rango membro monostella del Team Galassia. Ah, il jingle di... della intro di Diamante e Perla. Ora puoi usare le Pesoball. Oh, i Pokémon fino al livello 20 seguiranno sempre le tue indicazioni. Inoltre riceverai ricompense più generose ogni volta che farai rapporto sulle tue ricerche. Prendi anche queste ricette, ti saranno utili per creare strumenti. Grazie, che bello! Ah, la Pesoball. Una ghicocca, una bacca, ghicocca e un ciottolo nero. Che si troverà sicuramente al di là del ponte che prima non potevamo oltrepassare. Ricetta per un revitalizzante, un revital boccio che ho visto anche, e due porri officinali. È sorprendente che come un forestiero piombato giù dal cielo come te riesca a sopravvivere in questa terra selvaggia. Ciò dimostra il tuo innato talento, oltre che il tuo impegno. La gente tende a diffidare di ciò che non gli è familiare. Tuttavia, avanzando di rango, persino uno sconosciuto caduto dal cielo come te potrà guadagnarsi la fiducia degli altri. È l'unico modo che hai per continuare a vivere in questo villaggio. Inoltre, avanzando di rango, potrai usare nuovi tipi di Pokéball e ottenere ricompense maggiori. Bene. Per oggi è tutto. Va a rifocillarti alla tovaglia di lino e riposa. Wow. Link, my dear. Bisogna festeggiare il lieto evento della tua promozione. I lieti eventi rendono i moci di patate davvero squisiti. Comunque, d'ora in avanti non dovrei portare a termine solamente le missioni della squadra di ricerca, ma anche le richieste della gente. A proposito, hai già citato quella di Suguru? La gente del villaggio non ha dimestichezza con i Pokémon, perciò quando succede qualcosa noi abbiamo il compito di prestare loro assistenza. Per accettare delle richieste puoi parlare con la gente che incontri o controllare la lavagna che c'è nel mio studio. A questo proposito, dimmi, Luce, di cosa trattava quella richiesta d'aiuto che hai ricevuto? A tal proposito stavo considerando di affidare la questione a Link. Mi è stato riferito che è necessario avere talento nelle lotte Pokémon. Se non sbaglio era una richiesta di... Ah! La signorina Risa del Team Diamante! Il Team Diamante era già stanziato in queste terre ben prima dell'arrivo del Team Galassia. Con un po' di buona diplomazia potrebbero fornirci preziose informazioni sui Pokémon. Ma se ne riparlerà domani. Per oggi direi di andare a letto. Good night, dear. Direi proprio di sì. È tempo di riposare. Ehi, avresti un attimo? Avrei un favore da chiederti. Va bene. Grazie mille. Allora ti aspetto all'area allenamento, intesi? Se hai catturato molti Pokémon, ricordati che al pascolo puoi scegliere quali portare con te. Allora vado a posarne qualcuno al pascolo, e magari poi vengo all'area allenamento. Ad ogni modo, amici, per questo video è tutto! Io come sempre vi ringrazio per aver seguito questo episodio, in descrizione il link per Instagram e Telegram e se ancora non siete iscritti al canale magari iscrivetevi e noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye!